Anche i giovani della Nissa hanno deposto le armi. Oggi, contro i paternesi del comprensorio normanno, hanno accusato un netto calo di tensione con riflessi negativi anche sul piano tecnico, al punto che mai sono riusciti a creare assilli alla difesa avversaria. I rossoazzurri di Strano, di contro, hanno avuto il merito di non scomporsi mai e di aspettare il momento giusto, cioè gli errori degli inesperti locali, per colpire. La cronaca. Al quinto minuto Caldarella converge da sinistra e calcia a rete, ma la palla finisce fuori. Al ventesimo Amendola para in due tempi un calcio di punizione battuto da Caldarella. Al ventottesimo la Nissa si fa vedere per la prima volta nei pressi dell'area ospite, ma la conclusione di Privitera è approssimativa. Al 34esimo la difesa nissena si fa trovare troppo avanzata e Mastro Lilli ne approfitta per presentarsi tutto solo davanti alla porta biancoscudata e battere Amendola. Al 40esimo i paternesi cercano il raddoppio con la Marca che gira verso la porta nissena, un calcio di punizione battuto da Zumbo. Al 42esimo Amendola prolunga un cross dalla sinistra e poi ribatte con abilità la conclusione di Barbieri. Ancora protagonista il portiere nisseno al primo minuto della ripresa su conclusione di Lamarca e al 23esimo con un'acrobatica deviazione su tiro ravvicinato di Mastro Lilli. Al 25esimo Davide Di Marco, già ammonito, interviene deciso in area e l'arbitro lo espelle decretando il calcio di rigore che poi Mandarano trasforma. Al 41esimo infine, mentre i pochi tifosi sugli spalti guadagnano l'uscita, la squadra di Strano imbastisce finalmente una manovra fluida, consentendo a Vianello di fissare il punteggio finale di 3-0 a favore dei paternesi.